È un Avellino ancora imballato alla ricerca della migliore condizione atletica e dei giusti meccanismi di gioco. Sono normali le difficoltà in questa fase della preparazione per la squadra di Rastelli, che tra 8 giorni debutterà in Team Cup e punta soprattutto ad arrivare al top per l'esordio in campionato a fine mese contro la Pro Vercelli. Il 3-0 contro il Panathinaikos rappresenta un passo indietro rispetto al Memorial Nicola Taccone, anche perché la squadra biancoverde è meno brillante e soffre il caldo e i pesanti carichi di lavoro, sbloccando la partita soltanto in chiusura di primo tempo con Castaldo assistito da Schiavon. In precedenza Frattali ha chiesto il cambio per una distorsione alla caviglia sinistra che dovrà essere valutata nei prossimi giorni. Nella ripresa l'Avellino è più spigliato in attacco con l'ingresso di Arrighini, ma trova il 2-0 con una clamorosa autorete di Aranibar, che sull'angolo di Zito anticipa Pisacane, ma indirizza il pallone di testa alle spalle di Ozzà. Nel Panathinaikos ci sono gli irpini Zara e Mazza, ma la compagine di Cavallo ha scarso peso specifico in attacco. Prima dell'inserimento in campo del belga Angeli, al 78esimo l'Avellino costruisce il terzo gol da una progressione di D'Angelo, che scarica sulla sinistra per Visconti. Traversone radente che taglia l'area piccola greca e trova sul secondo palo proprio il centrocampista di Ascea, che chiude lo score dell'amichevole con l'evidente complicità di Ampazidis.